Elettra SX semiautomatica, microcasa, l'abbiamo ritirata da un collezionista e non l'ha mai usata questa macchina, come potete vedere dalle splendide condizioni in cui è. Vediamo ora dall'altro lato com'è. Intanto la stiamo facendo scaldare per poi farvela vedere in funzione. E questo è l'altro lato della macchina. Faccio vedere l'interno del braccetto. Rimuoviamo il filtro con un coltello perché all'interno c'è il sistema di blocco. Come potete vedere, il braccetto è nuovo. Ora vi faccio vedere anche il sotto della macchina. Qui internamente, come potete vedere, anche qui è perfettamente conservato. E adesso vi illustreremo il funzionamento. Questa macchina come funziona? Ha due serbatoi, quello superiore e quello inferiore. Il serbatoio superiore lo riempiamo di acqua. Potete riempirlo anche fino a questa altezza, questa. Questo sta un po' al vostro gusto. Si chiude. Per far andare l'acqua da questo serbatoio a quello sotto, bisogna premere questo pulsante. Premendolo, vedrete che il livello dell'indicatore salirà e pian piano, tenendo premuto questo pulsante, perché l'acqua contenuta nella tanica superiore andrà nella tanica inferiore. Per far uscire il caffè, si preme su questo pulsante e la macchina erogherà il caffè. Serve per il vapore. Questo è l'obiettivo della tanica sotto, della caldaia. Mentre la parte sopra serve solo per fare il caffè o per riempire la tanica sotto. Quindi facciamo un esempio di funzionamento della macchina. Tenendo premuto il pulsante, come potete vedere quello del caffè, vedrete che la macchina eroga l'acqua. Potete ottenerlo premuto o premerlo e la macchina poi la eroga in automatico. Poi, questa è la lancia a vapore, facciamo una prova. E come potete vedere anche la lancia a vapore funziona perfettamente. Ci teniamo a precisare che affinché l'erogazione del caffè caldo avvenga correttamente, dovete riempire la parte superiore, attendere che la macchina raggiunga la pressione ottimale che è tra un bar e un bar e mezzo, dove poi anche non scalda più. A quel punto la macchina è calda e l'acqua contenuta in questa tanica circolerà nei vari tubi e potrà poi uscire dal gruppo calda e farvi un caffè caldo.